È stato uno degli artefici della storica promozione in Serie B, spesso ha gioito delle vittorie rossonere in solitudine. A Lanciano ha trovato il successo e anche l'amore ed è sempre pronto a dare il proprio contributo alla causa, continuando a lavorare in silenzio. A qualcosa di personale, Vincenzo Aridità, portiere rossonero. Ciao Vincenzo, il ruolo del portiere è un ruolo particolare, un ruolo difficile, che spesso non ottiene neanche i riconoscimenti dovuti. Mi viene in mente che nella storia del pallone d'oro l'unico portiere ad averlo vinto è il portiere della nazionale russa, è stato portiere della nazionale russa e della Dinamo di Mosca. Chi è? Yashin. Bravissimo. Nel lontano 1963. Ecco, ma perché? Cioè, si sceglie di diventare portiere oppure ci si accorge che quello è il ruolo a cui uno è destinato? No, vabbè, io ho scelto di essere portiere, quindi ricordo un aneddoto che ero a casa a vedere una partita con mio padre e c'era il portiere del Manchester, Michael, che mi ricordo fece delle parate assurde. Allora io dissi a mio padre: guarda papà, da domani voglio fare il portiere. È iniziato così, anche se io sono cresciuto per strada e giocavo a calcio davanti, quindi però scuola calcio sempre portiere, poi piano piano, quindi ce l'avevo dentro, insomma. Ovviamente quando si pensa a te si pensa alla finale dei playoff a Trapani e il pensiero va subito a quel benedetto, maledetto gol che avete preso, che hai preso, perché poi alla fine l'estremo baluardo sei tu, al primo minuto. Ma in quel momento cosa hai pensato? Come hai fatto poi a reagire? Insomma, c'era tutto il resto della gara ancora da giocare ed era la finale, la finalissima. Beh, è stata dura perché abbiamo preso gol, ricordo subito, neanche 5 minuti. E quindi lì, in quel momento, è stata dura da digerire, sai, ti crolla un po' il mondo addosso perché dici: ormai eravamo arrivati alla finale, non è possibile che non vinciamo questa partita. E poi ho ritrovato la forza tramite i ragazzi che si vedevano anche dopo l'espulsione di Amenta, perché siamo rimasti in 10, quindi ancora peggio. Però poi abbiamo rimesso subito la partita in riga e si vedeva nello sguardo di ogni ragazzo che aveva voglia di portare a casa un risultato storico per la città e per tutti noi. Senti, tu hai parato anche diversi rigori nel corso di quella stagione. C'è una parata, un rigore che per te è risultato il più importante o il più difficile, che ha dato un po' una svolta anche al campionato, te lo ricordi? Sì, forse in casa col Pergo Crema, che parato un buon rigore, feci una buona partita, era un momento un po' particolare nostro. E non riuscimmo a vincere la partita, però portammo a casa il risultato. Adesso veniamo, insomma, a questi tre oggetti che ci hai portato per farci conoscere qualcosa un po' più di personale di te. Da quale vogliamo cominciare? Beh, iniziamo dalla foto, dai. Dalla famiglia, che qui siamo io, mio figlio Manuel, che ha 3 anni, e mia moglie Stefania, che è di Lanciano oltretutto, quindi Lanciano non solo mi ha dato tante gioie a livello calcistico, ma anche a livello di vita. Le più grandi, ecco. E il secondo oggetto? Il secondo oggetto ho portato, andiamo di qua, dai, la maglia del Napoli. Perché questa maglia? Perché, vabbè, uno perché io sono di Napoli, quindi le mie origini, diciamo la mia fede calcistica, dai, tra virgolette, e quindi non rinnego dove le mie origini, dove sono cresciuto e tutti gli amici che sono lì, la mia famiglia, mio padre, i miei fratelli. E poi adesso il Napoli è secondo in campionato, quindi diciamo che ci stiamo togliendo delle soddisfazioni anche a livello del Napoli. E in particolare questa maglia perché i miei amici di Napoli l'hanno regalata a mio figlio, che anche loro tentano di portare mio figlio dalla parte del... Beh, se il papà è napoletano, il figlio non potrà che far tifo per il Napoli. E certo, c'è una lotta in casa perché Stefania è milanista, quindi siamo tra Napoli e il Milan. E il terzo oggetto? E il terzo oggetto non poteva mancare, il pallone. Questo diciamo che è un pallone che abbiamo giocato anche qui a Lanciano, quindi ricordo una partita in casa e era proprio quello, però. E che partita era? Era una partita con, se non sbaglio, proprio col Pergo Crema, se non sbaglio. È un ricordo particolare. Particolare, quindi l'ho voluto portare con me e è chiaro che è un simbolo, no? Nel senso che io sono cresciuto con la palla
e magari 15 anni fa, 20 anni fa non erano proprio così perfetti i palloni con cui giocavamo, però il calcio per me mi ha dato tanto e spero di dare ancora tanto e di avere ancora tanto, e quindi è un oggetto in cui non poteva mancare, insomma. E c'è un sogno nel cassetto legato, insomma, alla tua carriera? Beh, il sogno di ogni giocatore è migliorarsi sempre, no? Magari io sono cresciuto, ecco, sono venuto dal basso, ho giocato in C2, ho giocato in C1, ho giocato in Serie B, pochino però, il piedino in campo l'ho messo, ecco, quindi magari giocare in Serie A sarebbe l'ultimo sogno, no?